Bene ragazzi, buongiorno, nuova giornata, 17 novembre, sono le 8 del mattino, c'è un freddo atomico, un freddo. E allora niente, oggi giornata alternativa, divisa in due lavori, adesso dopo, intanto si vanno a caricare le piastre nella vigna, con il 6,40, pala dietro e via che si va. Là ci sono gli scavatori, fanno rifornimento, là c'è il TM. Con il carrellone che dopo useremo, quella della mia macchina. Eccoci arrivati dalle piastre. Allora, carichiamo le piastre, le mettiamo nella pala e via che si portano nel mucchio. Il lavoro di questo è questo qui oggi. Bisogna fare un po' di tutto, ragazzi. Si fa un po' di tutto, si carica con una tecnica specialissima, proprio inventata e brevettata da me nel tempo e non dai muratori. Forca appoggiata alla gamba, mano indietro, mano avanti. Si fa leva sulla gamba e via che si porta via tutto. Tecnica difficilissima da eseguire, quindi non provatela a caso perché è pericolosa. Quindi oggi si fa questo, poi dopo nel corso della giornata, quando abbiamo finito di togliere le piastre, che come vedete c'è da finire di cavare la vigna, quindi ce ne saranno altre lì di piastre. Una volta cavate anche quelle piastre lì, cominciamo a portare via dei tronchi con il carrellone. Eccoci ragazzi a bordo del TM 155, sono con il carrellone pieno di legna, come potete vedere. Stiamo portando i tronchi, portiamo via i tronchi, li mettiamo da parte, li separiamo e poi ci faranno della legna. Scavatore il CAT 323D. Vediamo quanti ce ne stanno, dopo andiamo a portarli là in fondo, ma secondo me li scarichiamo nel pomeriggio perché mi butta giù l'altro scavatore dal carro, non lo so. Mentre andiamo a scaricare un altro carro, siamo dietro lo scavatore, di che cosa possiamo parlare? Di che cosa si può parlare se non dell'Agritecnica da 9? La fiera che interessa a tutti, che è molto, di cui si chiacchiera e si è molto atteso, quindi tante novità, ho visto tante foto su Facebook, su Instagram, tanto di cui parlare e di discutere soprattutto. Ci sono le nuove serie 300 cavalli della Case New Holland, ma sapete che io sono fendista e sono anche egoista, quindi parliamo del Fendt.
Trend 1050. Allora voi mi dovete dire la vostra opinione, scrivete nei commenti cosa ne pensate di questa nuova serie, che comunque sembra promettere molto bene. Tanti sono molto scettici, non lo so neanche io, non lo so cosa dire, o perlomeno avrei troppo da dire qui in video. Bisognerebbe fare un video a parte, quindi un 12.000 di cilindrata, 140 quintali. Ditemi la vostra opinione, cosa ne pensate, se andrà a sostituire la serie 900 del tutto, se lo compreranno in pochi, se non lo comprerà nessuno, come la vedete, insomma, parliamo un po' di quello. E approfitto anche per dirvi, mandatemi le foto se ci siete andati o non ci siete andati, mandate foto sulla mia pagina al 109 che le pubblico, foto vostre però, perlomeno di amici che ci sono andati, non prendetele da internet. Approfitto anche per dirvi, seguitemi anche su Instagram al 109, sto pubblicando, ho ricominciato a pubblicare da poco, quindi sulle foto dove sto lavorando, va bene. Comunque lo vedrete nel video, aspettate che mi allargo ancora perché c'è sempre la mia macchina in mezzo alle balle. E niente, ditemi cosa ne pensate di questa Agritecnica, di questo Fan 1050. Ci vediamo dopo, ragazzi. E mentre noi siamo qui a portare via vigna e tronchi, voi cosa fate di bello? Avete ancora dei lavori o per quest'anno la stagione è finita, aspettate la neve e via così? Non è che ci sarà qualcuno ancora con le botti che va avanti per i biogas o per gli stalloni con i lagoni da portare nei lagoni, ma ditemi cosa fate di bello, siete già fermi o siete ancora al lavoro, fate questi lavoretti come me poi, perché c'è anche chi fa questi lavori, non solo noi. Mai ci siamo verso la fine, mancano solo questi tronchi qua e quelli dall'altra parte di là, ormai il lavoro qua è quasi terminato. Molto bene ragazzi, allora io vi saluto perché questo è l'ultimo carro, abbiamo finito, si pulisce, si danno pulite tutto, si guarda se tutto è andato come deve andare, poi si caricano i macchinari e via. Quindi per questo video è tutto, vi saluto, vi ringrazio, vi invito a metterci un mi piace, un bellissimo mi piace con il pollice in su così. Chi mette il pollice in giù, chi mette il pollice in giù, prenderà una scossa fortissima. Sì? Ve lo dico io. Quindi mettete mi piace, commentate, condividete, spammatemi ovunque, devo dare fastidio tanto a mi spammate. Grazie a tutti e al prossimo video. Ve l'ho detto, non so bene quando, come e perché, se non ne vedete più di questo genere vuol dire che non sono più sul trattore, ho avuto dei problemi, non lo so. Comunque in maniera provo a inventarmi qualcosa di nuovo, qualche video diverso dal solito, qualcosa di nuovo me lo provo a inventare lo stesso, a prescindere che sono sul trattore o no. Ok, ho parlato troppo, ciao ragazzi, al prossimo video.